Il 12 ottobre del 2013, Monsignor Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, tiene un raduno regionale dei gruppi di preghiera giunti per riflettere sulla loro missione. Padre Pio è stato amico del Signore e testimone del Vangelo. Per questo è stato santo, il santo della gente. Il mio saluto si estende a tutti voi, fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera di Padre Pio, provenienti dalle diocesi di Puglia, che insieme ai vostri padri spirituali vi siete fatti pellegrini sulla tomba di San Pio. Venendo qui a San Giovanni Rotondo, dove sono custoditi i resti mortali di Padre Pio, noi vogliamo chiedere al Santo Frate Cappuccino che la nostra fede riceva un forte incoraggiamento nell'amore a Cristo e alla Chiesa. E San Pio ci offre un luminoso esempio di questo amore, un amore reso fecondo dalla sofferenza fisica e morale che ha segnato l'arco intero della sua vita. Una sofferenza che lo ha provato duramente e lo ha intimamente unito alla passione di nostro Signore e anche alla croce di tanti fratelli e sorelle che ancora oggi si rivolgono a lui. Parentela e beatitudine. Oggi Gesù ci interpella proprio su questi due temi. Lasciamoci provocare anche noi. Certo, noi ammiriamo la parentela unica e irripetibile che lega Maria a Gesù, era sua madre, ma ammiriamo ancor di più quel legame straordinario di grazia e di misericordia che fa di tutta la Chiesa il grembo che genera la vita spirituale e il seno che la nutre e la fa crescere. Ammiriamo la Chiesa in ascolto quotidiano della parola di Dio che la rende feconda e beata, anche nel nostro tempo. Papa Francesco ci ricorda che la Vergine Maria ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo e ogni cristiano, cioè ognuno di noi, è chiamato ad accogliere la parola di Dio, ad accogliere Gesù dentro di sé per poi portarlo a tutti. Carissimi, non è stato questo atteggiamento di ascolto di Dio a fare di Padre Pio un testimone di Cristo? Non è stato questo a renderlo sensibile alle sofferenze umane, a renderlo disponibile a pagare per tutti, a identificarsi con i peccatori, come traspare dal suo epistolario, fino a renderlo immagine vivente di Gesù, così da diventare con le sue stimmate un secondo crocifisso? Gesù per lui non è stato più soltanto il modello, ma è diventato una presenza coinvolgente, così che poteva far sue le parole di San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me. Davvero, chi lo guardava riusciva a vedere in lui la persona stessa di Gesù. Egli è stato amico del Signore, è stato testimone del Vangelo, perciò è stato santo. E la santità altro non è che la vita trasfigurata in Cristo, è la vita di Dio dentro di noi. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Così prega il cristiano, così prega il santo. Padre Pio è il santo della gente, perché egli è stato un umile frate
che ha stupito il mondo con la sua vita semplice, dedita alla preghiera e all'ascolto dei fratelli. Ancora oggi, una moltitudine di persone, e noi ne siamo testimoni, sente un forte richiamo spirituale verso di lui, come e forse ancor più di quando era in vita. Questo fascino può certamente essere inteso come una risposta al bisogno di spiritualità che oggi c'è nel cuore di tutti. Miei cari, il dono della fede è riservato a un cuore umile e semplice, perché solo chi ha il cuore umile si lascia toccare da Dio. Padre Pio ne ha fatto l'esperienza, ha vissuto di fede, anzi la fede era la sua vita, il suo unico polo di attrazione, il centro della sua attività e dei suoi pensieri. La sua fede era alimentata da una preghiera continua. Egli ha vissuto la sua fede come atteggiamento del cuore e della mente rivolti a Dio. Non che la fede di Padre Pio sia stata sempre facile, tutt'altro. A Padre Benedetto un giorno confida: Padre mio, io mi sento solo di giorno e mi sento solo di notte, e nessun raggio di luce viene ad illuminarmi, mai una goccia di refrigerio viene a vivificare la mia fiamma che continuamente mi divora. Ma poi a Padre Agostino, Padre Pio rivela quanto sia importante per lui la fede. Dice: mi sento tutto venir meno all'infuori di quel tenue filo che è la fede, che per me è l'unico punto di appoggio in questo mare tempestoso. E poi ad una figlia spirituale rivolge queste parole: non ti scoraggiare, figlia mia, se lo stato della prova andrà sempre crescendo. Tu credi sempre e poni il tuo cuore in alto e stai sicura che non vi è timore a smarrimento. La fede è esperienza di bellezza, è forza di libertà, è segreto di gioia profonda. Prima dell'estate ci è giunta assai gradita l'enciclica di Papa Francesco, Lumen Fidei, un testo scritto a quattro mani, come ha detto lo stesso Pontefice, indicando il ruolo avuto da Papa Benedetto nella prima stesura dell'enciclica. Il Santo Padre afferma che per una efficace trasmissione della fede è necessaria la testimonianza della vita, l'esempio di una vita cristiana autentica e incisiva. Queste le parole del Papa: la luce di Gesù brilla come in uno specchio sul volto dei cristiani e così si diffonde, così arriva fino a noi, perché anche noi possiamo partecipare a questa visione e riflettere ad altri la sua luce. La fede, continua il Papa, si trasmette, per così dire, nella forma del contatto, da persona a persona, come una fiamma si accende da un'altra fiamma. Ecco i gruppi di preghiera. Sono gruppi in cui si vive di fede, vivai di fede, focolai d'amore. Così li aveva voluti e definiti, progettati Padre Pio da Pietrelcina. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a San Pio e affidiamoci alla sua intercessione, che il nostro patrono non si stanca mai di assicurarci ogni qualvolta lo invochiamo con fiducia.
ma lui vuole che noi viviamo di parola di Dio e che mettiamo in pratica la parola di Dio, come ci dice Gesù nel Vangelo. Il ricordo di Padre Pio spinga tutti noi a seguire Cristo con fedeltà e coraggio, attingendo costante alimento dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, che noi possiamo vivere ogni domenica nelle nostre comunità parrocchiali. San Pio ci attragga, ci sostenga e ci guidi in questa via della fede, che è anche la sola via, l'unica via della vera felicità. E così sia.